abbiamo dato il via ai lavori di riqualificazione della ex caserma Salsa. Attraverso i fondi del PNRR, questo luogo, che era diventato, ahimè, un po' simbolo di abbandono e di degrado, verrà restituito alla comunità. Rigenerazione urbana, sport, cultura e tempo libero. Uno spazio di 10.000 metri quadrati che verrà restituito alla comunità. Un'area dedicata soprattutto ai giovani. Iniziati i lavori per il nuovo padiglione dello sport. Sorgerà una palestra per la scherma, per sport indoor, e poi il blocco arti marziali con i relativi spogliatoi e i servizi ausiliari, magazzini e depositi. Il progetto finale prevede che la struttura si sviluppi su due piani: spazi per l'infermeria, bagni, magazzini per le attrezzature e anche una terrazza panoramica che affaccerà su un parco verde. Progetto da circa 2 milioni di euro finanziati dal PNRR. Termine dei lavori previsto per la primavera del 2025. Questo è dedicato per sport che storicamente non hanno mai avuto una sede ufficiale, e quindi sto parlando di sport come la scherma o come le arti marziali. Non solo sport, dunque, la riqualificazione dell'ex caserma Salsa comprende anche la realizzazione di uno studentato per gli universitari, servizi per la ricerca e start-up e un bosco urbano culturale con anfiteatro e altri luoghi di aggregazione.